Salve a tutti, cercherò in poco tempo di farvi vedere come è possibile pubblicare i materiali didattici nel registro elettronico. Intanto vi chiedo scusa, ma io non faccio lo speaker di professione, per cui come viene viene. Allora, per pubblicare il materiale didattico dovete accedere al registro elettronico e anche senza aver selezionato una classe, scegliete materiale didattico. Allora, voi potete vedere come è organizzato il mio materiale didattico. Vedete che ci sono delle cartelle e quando hanno questo segno di maggiore davanti vuol dire che presentano delle sottocartelle annidate. Vediamo come è possibile creare una nuova cartella. Nuova cartella, scelgo il nome della cartella, la chiamo cartella di prova. Se voglio che la cartella di prova risulti a livello principale, lascio cartella principale come sottocartella. Se invece la voglio annidare dentro un'altra cartella, seleziono un'altra cartella. In questo caso non la voglio annidare. Quello che è importante prima di salvare, eventualmente tornateci su e la modificate, è la condivisione, perché è qui che dovete scegliere chi può visualizzare e scaricare i contenuti della cartella, normalmente una classe intera. Voi ovviamente visualizzerete le classi che vi risultano assegnate nell'ambito del registro elettronico. Io scelgo la quarta B e salvo. Vedete che la cartella di prova risulta attivata e si trova a livello principale ed è vuota. Ah, prima che me ne dimentichi, sappiate che per poter cancellare una cartella dovrete averla svuotata di tutti i contenuti. Adesso, se io voglio creare nell'ambito di una cartella di prova una sottocartella, faccio lo stesso procedimento. Scelgo sottocartella, mettiamo. Sottocartella, cartella e scelgo la cartella di cui deve essere figlia, quindi di cui deve essere sottocartella. Cartella di prova mi sta bene. Ecco, notate che quando si fanno o si modificano le cartelle è possibile mettere anche delle indicazioni, per esempio riguardo ai contenuti, alle tematiche. Anche di questa non mi scordo di mettere la classe, ognuno gestisce la sua casistica e salvo. Vedete a questo punto che compare una sottocartella dentro cartella di prova. Come inserire un contenuto? Seleziono la cartella in cui voglio inserire un contenuto, qui è sottocartella, e vado a nuovo contenuto. Devo mettere una descrizione, che so, esercizio. Poi, volendo, posso mettere un testo, posso inserire un collegamento esterno o, come frequentemente accade, metto un allegato, per esempio un testo, una soluzione, quello che volete. Mi raccomando, le dimensioni del file di cui andate a fare l'upload. Il file può essere un Word, un Excel, ma tipicamente è meglio che sia un PDF. Seleziono il file. Qui scelgo un XLS, così un Excel, per così vedo pure se verifico pure se funziona, perché Excel lo pubblico raramente. Una volta fatto questo, mi raccomando, condiviso sì, salva. Ecco, vedete che tutto ha funzionato perché tra i materiali nell'ambito della cartella compare l'esercizio che è in download. Vedete la classica finestra pop-up di quando si attiva un download. E questo è chiaro che il download lo potranno fare anche gli studenti accedendo come RE, diciamo, genitori, lato genitore, e quindi avranno la possibilità di scaricare il materiale. Ovviamente diciamo, il materiale si può modificare, vedete, posso cambiare allegato, scarica, cancella, salvate sempre alla fine, oppure addirittura lo posso eliminare.
Ecco, tutto questo, spero che sia, che possa essere utile. E devo dire che questa metodologia, non è questa metodologia di condivisione, come dire, di interazione con gli studenti, non è la migliore perché, diciamo che, insomma, alla fine permette di semplicemente di scaricare dei materiali, ma il grande vantaggio è rappresentato dal fatto che sia tutti i docenti, sia tutti gli studenti hanno già l'accesso, perché tutti accedono al registro elettronico. Vi saluto.